Benvenuti in Logistics ed Analytics Italia. In questo video di oggi ci occuperemo della spiegazione del perché, con alcuni tipi di sistemi elettorali maggioritari, per esempio la formazione politica che prende più voti non riesce a vincere le elezioni, perché la formazione politica che prende meno voti riesce a aggiudicarsi più seggi, che è l'esempio che è accaduto nelle elezioni statunitensi del 2016, in cui Hillary Clinton, pur avendo preso più voti dispersi nel territorio statunitense, ha perso le elezioni nei confronti di Donald Trump. Allora vediamo questo esempio molto semplice. Noi faremo uno strano stato in cui c'è un sistema bipartitico, cioè ci sono solo due partiti, il partito repubblicano, che solitamente è quello conservatore di destra, e un partito democratico. Semplifichiamo molto perché così ogni collegio sarà un collegio uninominale, cioè verrà eletto un solo candidato e ogni partito avrà un solo candidato. Il sistema è maggioritario, per poter aggiudicarsi il collegio bisogna avere la maggioranza percentuale dei voti più un voto. In questo strano stato, che ha questo strano sistema elettorale, ci sono soltanto 500 elettori. E siccome ci sono 5 collegi, che noi abbiamo semplificato con 5 stati degli Stati Uniti, ogni collegio praticamente ha 100 elettori. Ciò significa che con il sistema maggioritario, per potersi aggiudicare l'elezione all'interno di un collegio, un candidato deve avere almeno 51 voti. Vediamo lo spoglio di queste strane elezioni. Lo stato della California. Il partito repubblicano prende un solo voto e il partito democratico ne prende 99, che vuol dire che nello stato della California è il partito democratico ad eleggere il proprio candidato. Passiamo allo secondo spoglio. Nello stato di New York nuovamente il partito repubblicano prende un solo voto e il partito democratico ne prende 99. Sono 2 a 1. Per il momento il partito democratico ha acquisito due parlamentari ha vinto due seggi. Vedremo improvvisamente che le elezioni si ribaltano negli ultimi tre collegi. Nella Florida invece sarà il partito repubblicano a prendere 51 voti e con 51 voti aggiudicarsi il collegio nei confronti dei 49 del Partito Democratico, e la stessa cosa accadrà nello stato dell'Iowa e nello stato dell'Ohio. Che cosa significa? Che leggendo questo spoglio di voti, il Partito Repubblicano si è aggiudicato 3 collegi su 5. Per poter governare in un paese bisogna avere la maggioranza del Parlamento, perché a seconda della differenza di sistemi elettorali è la maggioranza del Parlamento che elegge, diciamo, il Presidente, che sia del Presidente del Consiglio, che della Repubblica, un primo ministro oppure un Presidente come quello repubblicano. La cosa particolare di questa elezione e del fatto che un sistema elettorale è un sistema di interpretazione della dispersione dei voti a livello territoriale, che è di tipo matematico, quindi non è né giusto né sbagliato, è che in questa elezione il Partito Democratico si è aggiudicato ben 345 voti. Questo perché noi abbiamo fatto un esempio molto paradossale, cioè 345 voti su un totale di 500. Il Partito Repubblicano se ne è aggiudicato 155, ma ben vedere è il Partito Repubblicano che ha vinto le elezioni, perché ha potuto nominare tre persone dei suoi all'interno di tre seggi. Quindi in questo strano Parlamento in cui ci sono soltanto 5 seggi, è il Partito Repubblicano ad avere la maggioranza e a nominare il presidente, perché ha vinto 3 seggi, ben avendo soltanto 155 voti. Questa è la caratteristica strana del maggioritario. Che cosa è successo? Che nei primi due collegi, quello della California e di New York, il Partito Democratico, diciamo Hillary Clinton, ha sprecato un sacco di voti, perché ha conquistato 99 voti, ma gliene bastavano soltanto 51. Mentre il Partito Repubblicano è riuscito ad avere una maniera di disperdere i suoi voti molto più efficienti, perché laddove ha vinto con il minimo possibile, con 51 voti. È per questo che con questo sistema elettorale può capitare che la persona che vince le elezioni abbia in realtà meno voti. Se infatti noi andiamo a vedere i risultati effettivi della campagna all'interno di un sito web, diamo un attimo di attenzione se non si è bloccato il sito web. Lo possiamo fare anche a mente e possiamo ricordare che, ad esempio, eccolo qua, vedete che ha vinto Donald Trump perché si è aggiudicato più grandi elettori, cioè lui è riuscito ad eleggere più candidati, vedete 290 contro i 232. Nel sistema statunitense quindi ci sono gli elettori e i votanti siamo noi che andiamo a votare e gli elettori sono quei politici che abbiamo votato che serviranno per votare a loro volta il Presidente degli Stati Uniti.
Quindi, pur avendo preso meno voti, e lo possiamo vedere da questa scheda qua, pur avendo preso Donald Trump 61 milioni di voti e la Hillary Clinton 62 milioni di voti, è Donald Trump che ha vinto le elezioni perché, avendo avuto una dispersione più efficiente dei propri voti, ha sprecato meno voti, si è aggiudicato più grandi elettori e quindi è riuscito a vincere le elezioni. Grazie a tutti di aver visto questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.